Benvenuti in questo primo episodio di Arte Settima Talks e abbiamo l'onore di avere con noi Paolo Genovese. Paolo, io ti faccio la prima domanda soltanto per rompere il ghiaccio che faremo un po' sempre i nostri ospiti, ovvero hai la possibilità di fare una domanda a qualsiasi personaggio reale, storico di un film o di un libro. Cosa chiederesti a chi? Guarda, chiederei probabilmente se potessi, parlando di cinema, a Gislowski come gli è venuta l'idea del Decalogo, perché è il mio film del cuore. E poi provo a qualunque altro personaggio storico che non sia di cinema, forse lo so, chiederei, visto che è quello che io mi chiedo in tutti i film, il senso della nostra vita, tipo a Dio, un personaggio famoso, ecco. Fantastico. Beh, direi che infatti sarebbe molto interessante scoprirne anche la risposta. Sarebbe interessante, sarebbe anche interessante scoprire la risposta di tante altre persone, no? E capire quanti se la fanno questa domanda, perché insomma poi alla fine ogni tanto ti viene da pensare che uno non ci pensa abbastanza spesso, quindi insomma al di là della provocazione è una domanda che a me piace sempre fare, anche nei film, anche nei miei personaggi, anche sempre cercare di capire dove vanno, cosa cercano, che senso cercano di dare, insomma. Infatti, proprio parlando dei tuoi film e dei tuoi libri, diciamo, ci hanno dato spunto per appunto creare poi questo immaginario proprio in base alla nostra società. Infatti spesso si parla della nostra come, diciamo, una società molto individualista. Sono infinite le declinazioni di questo termine, sia perché si lega all'idea di successo e di status, ma anche perché tende a essere comunque un comportamento particolarmente nocivo per l'altro. Cinema e letteratura trattano tantissimo questo argomento e permettono di guardare gli altri sia dal nostro punto di vista, ma soprattutto, diciamo, dal punto di vista più egoistico del termine, e quindi di empatizzare anche con la mancanza di empatia, che è un po' anche un paradosso. Il tuo cinema e la tua scrittura, come ad esempio anche il tuo romanzo Supereroi, fanno qualcosa di meraviglioso. Trattano questo tema e le sue derive fallimentari e forse anche la speranza in una salvezza attraverso l'amore. E questa è una cosa splendida. Pensi che utilizzare un tema come l'amore in un linguaggio come il cinema o la scrittura possano concretamente avere un effetto epifanico nella realtà? Cioè, l'amore è un termine così largo che ha sempre un effetto epifanico, bisogna vedere come si tratta, dicevo, qual è il modo in cui l'amore viene raccontato. Chi fa cinema adesso si scontra con più di 100 anni di cinema fatto, dai Lumière ad oggi tutti i temi sono stati trattati, è difficile trovare un tema nuovo. Quindi quello che può fare oggi un autore è trovare un punto di vista interessante per raccontare un tema dato. Figuriamoci sull'amore, cioè dire un film sull'amore, in qualunque film c'è amore in qualche modo, diverse declinazioni. Quindi l'epifania dell'amore è qualcosa di interessante nel momento in cui il punto di vista viene aggiornato, altrimenti diventa un tema retorico e probabilmente noioso. Io andrei proprio sul tuo libro in questo caso, perché tu racconti comunque due personaggi veri. Sì, io racconto una storia, Supereroi è una storia d'amore, però una storia d'amore diversa da quelle che ho raccontato in passato, perché generalmente, come dicevo, è difficile avere una storia senza amore, di qualunque natura, no? L'amore può essere per i figli, per una donna, per gli animali, per la vita, per tutto. Supereroi è proprio l'amore di coppia, si focalizza su una coppia ed è un punto di vista tra i tanti possibili che mi interessava, sono gli effetti del tempo sull'amore. Cosa fa il tempo, no? Ci sono tanti nemici dell'amore, della coppia. Penso che il tempo sia il nemico numero uno, lo più difficile, tra virgolette, da combattere, quello che cambia, stravolge istante dopo istante le relazioni. A volte anche in meglio, magari dando complicità, dando conoscenza, dando frequentazione, però la maggior parte delle volte in peggio, sgretola, disintegra, annoia. E quindi vedere, fare un racconto nel quale il fuoco era l'analizzare come il tempo cambia i rapporti di coppia, mi interessava. Quindi effettivamente quali superpoteri ci vogliono per durare nel tempo? No, i superpoteri, purtroppo, a saperli, nel senso che poi si è parlato così tanto, ovunque ci sono test, regole,
e ipotesi di come sopravvivere, no? 10 regole per non far calare il desiderio, 20 regole per durare una vita, la roba là. Penso insomma che non ci sia una ricetta assoluta. Penso che, vorrei sembrare cinico, però la ricetta assoluta potrebbe essere che non esiste una ricetta, nel senso che dobbiamo probabilmente rassegnarci al fatto che questo sentimento subisce delle trasformazioni e delle modifiche ed essere semplicemente bravi a gestirle e ad accettarle e a renderci conto che hanno una loro componente assolutamente fisiologica. Quindi per te l'accettazione, però, comunque sta alla base dell'amore duraturo? Secondo me l'accettazione dell'altro sta alla base, il pensare che fisiologicamente ci sono fasi diverse. Le famose farfalle nella pancia iniziale se ne vanno, c'è niente da fare. Se le cerchi tutta la vita probabilmente non le troverai, insomma. Però saper accettare le diverse fasi, per questo il tempo. Perché la difficoltà non è vivere l'istante, ma vivere la somma di tanti istanti, di tanti momenti, e il tempo diventa un elemento fondamentale. Questo romanzo, da cui poi ci sarà anche un film, oltre che affrontare il tema del tempo, è anche strutturato in capitoli in modo tale da evidenziare i diversi momenti, perché la storia va avanti e indietro nel tempo in modo tale da mettere vicino momenti diversi per vedere come in questi momenti diversi, che ne so, il primo anno di una coppia o il quindicesimo anno di una coppia, è diverso il modo di litigare, è diverso il modo di fare l'amore, è diverso il modo di stare a tavola, è diverso il modo di fare tutto, e di vedere proprio confrontando con la scrittura in paragrafi molto vicini ma in tempi molto distanti tra di loro quali sono le differenze. Ma posso chiederti come nascono questi due personaggi? Cioè proprio come li hai concepiti e poi anche come li hai sviluppati a livello di trama? Ah, diciamo. Nascono, la voglia di fare questa storia è una storia che comunque esalta la capacità di stare in coppia, no? È una storia, è un romanzo positivo verso la coppia. Nasce da un po' una reazione, te lo dico per scherzo, ma manco tanto, un po' un senso di colpa dopo Perfetti Sconosciuti, che era stata una visione comunque molto cinica, catastrofica della coppia. Tante coppie, sul mio Instagram mi sono arrivate non so quante centinaia di messaggi di coppie che si sono lasciate e mi raccontavano come, perché, cosa hanno scoperto. Però molti mi dicevano, ma è possibile, ammazza che visione terribile della coppia, che... Detto sì, è una delle tante visioni, è l'unica ovviamente. E quindi un po' per compensare, sperando che magari quelli che si sono lasciati con Perfetti Sconosciuti si rimettono insieme con supereroi, si possano ritrovare un senso a stare insieme. No, insomma, un po' per reazione ho voglia di raccontare invece la parte bella delle relazioni, anche se difficile, anche se burrascosa, anche se non sempre idilliaca, però la parte quella positiva di quelli che ci provano in tutti i modi, insomma, a resistere. Ma infatti, guarda, hai toccato un argomento spinoso, però anche molto interessante, ovvero i social network, anche l'egocentrismo dell'uomo moderno, quanto influiscono effettivamente sulla coppia, proprio a grandi linee, perché appunto i Perfetti Sconosciuti l'hai diciamo tratteggiato in una maniera, però nel romanzo poi in Supereroi c'è un'altra componente, quindi è tipo un puzzle che però mi fa pensare che abbia influenza tutto ciò. Ma insomma, i social ovviamente influenzano profondamente la vita relazionale di ognuno di noi, non solo di coppia, ma anche nelle relazioni di amicizia, eccetera, eccetera. Poi in questo momento in particolare, perché comunque noi siamo, e poi nel futuro saremo le uniche generazioni che sono state in mezzo alla più grande rivoluzione rispetto ai comportamenti umani. Non in assoluto, però rispetto ai comportamenti umani mai nessun cambiamento nella storia dell'uomo aveva stravolto così il modo di relazionarsi, quindi è un momento epocale, non ce ne rendiamo conto, se ne rendono conto i nostri posteri fra mille anni, perché c'è una parte che viene dalla mancanza di connessione totale, cioè l'unico modo per connetterti era vederti, e una generazione che si connette, è connessa 24 ore su 24, anzi molto più difficile quasi vedersi, no? E quindi questo influenza profondamente perché le coppie hanno una
percentuale di tempo in cui possono assolutamente essere distaccate, disconnesse, isolate tra di loro e non senza vedersi fisicamente. Quindi il rapporto va avanti comunque, il rapporto si trasforma, il rapporto si modifica ed è un modo necessariamente diverso di crescere insieme. È un modo che probabilmente ti logora, ti consuma, ti esaurisce molto di più, perché l'iperconnettività di qualunque persona, sia che sia una coppia, sia che siano amici o via dicendo, toglie la magia dell'incontro. Nel momento in cui ti incontri, anche se ti incontri dopo un lungo tempo, la sera a casa dopo una giornata o dopo un lungo viaggio, dopo qualunque cosa, tu sei stato connesso fino a un istante prima, quindi è tutto molto normale, tutto molto piatto, non c'è più la riscoperta delle persone, la voglia di farsi una chiacchierata, la voglia di raccontare. Io quando torno la sera a casa di mio compagno non ho nulla da raccontargli, perché pezzetto pezzetto durante la giornata hai già fatto, se hai visto una cosa che ti piace gli mandi una foto, se ti succede una roba gli mandi un vocale, se c'è una novità, e quindi è tutto molto... E sta cambiando, ma neanche noi, chiaramente questo succede soprattutto sui giovani, sui rapporti d'amicizia. Una persona, rispetto a prima, ho letto queste statistiche che erano interessanti, mentre gli adolescenti negli anni 70 e 80 frequentavano mediamente tra i 15 e i 30 amici con dei rapporti stabili, adesso siamo mediamente a più per 10, cioè tra i 150 e i 300 amici, nello stesso periodo di riferimento. Mi ha incuriosito questa ricerca che ho letto, perché ovviamente tu puoi essere connesso e scambiarti parole, essere amico virtuale di un numero incredibile. Quindi ci sarebbe da chiedersi come questa moltiplicazione così violenta dei rapporti incide sui rapporti stessi, perché il tempo rimane lo stesso, non è che si moltiplica anche il tempo. Quindi, però insomma, penso che è un momento in cui siamo troppo dentro, per dovremmo fare un passo indietro per capire come ci sta trasformando. Posso lanciarti pure una provocazione al riguardo, in realtà, perché se ci pensi anche questa massima scelta che abbiamo poi ci porta anche, tra virgolette, a non accontentarci della persona che ci sta accanto, perché in qualsiasi momento in realtà possiamo trovare dell'altro. Cioè questa massima scelta, cioè i nostri nonni non potevano farlo, banalmente. Ma è così, hai una sovrapposizione di, se uno vuol vederlo in maniera distaccata e cinica, e con un termine mutuato dall'economia, una moltiplicazione dell'offerta di amicizie o fidanzati / fidanzate incredibile, no? Io non credo alla teoria della metà della mela, no? Cioè la persona per cui tu sei destinato. Penso sia tutto casualità, tu incontri quella persona perché quel giorno per caso sei andato a vedere quel film, perché quell'altro giorno hai perso l'autobus e hai preso quello dopo, perché sei andata a una cena dove non dovevi andare, quindi è casualità incontri. Quanto più queste casualità si moltiplicano, tanto più la tua possibilità di innamorarti o disinnamorarti perché ti innamori qualcun altro, insomma, aumentano. Quindi ovviamente c'è una sovraesposizione ai rapporti interpersonali che cambia gli equilibri per forza. Io ritorno un attimo su Anna e Marco, però, perché sono due personaggi molto interessanti, perché sono agli antipodi. Quindi proprio per queste casualità della vita, due personaggi che magari non hanno davvero punti in comune a livello, diciamo, proprio di vita, si incontrano e creano poi il loro percorso insieme. Come li hai disegnati? Non è una parola casuale, perché lei appunto disegna, lui è un matematico, insomma, hanno dei punti in comune, ma come sono poi nati effettivamente, come è venuta questa idea degli antipodi? Gli antipodi generalmente, ovviamente ci incuriosiscono le persone diverse perché sono diverse semplicemente, quindi perché ci possono arricchire mentalmente, no? Perché, quindi questo, però voglio dire, le relazioni di coppia sono così vaste, così imprescrutabili perché c'è di tutto, perché non c'è una regola, che quando devi fare una scelta su una coppia da rappresentare, ovviamente è complesso, perché potevano essere chiunque, Anna e Marco. Di tut-
tutte le dinamiche di coppia, quella che in questo caso mi interessava raccontare era la atavica differenza che c'è tra le coppie, ma negli esseri umani, tra chi agisce d'istinto e chi agisce attraverso la ragione. Dei mille conflitti e delle mille diversità da scegliere, questo è un meccanismo che mi interessa molto. La ragione, la razionalità, il riuscire o il provare a prevedere e a programmare la vita, i sentimenti, le decisioni rispetto a chi invece in maniera totalmente istintiva segue le emozioni del momento senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze fino al limite di diventare autolesionista. Quindi mi piaceva raccontare dei possibili questo cortocircuito. Quindi sono tipo due prototipi, diciamo, due allegorie. Sono due prototipi, assolutamente, sono due prototipi due prototipi con delle caratteristiche riscontrabili in tantissimi rapporti, perché ragione e sentimento, ecco, non a caso, per citare un grande capolavoro letterario, sono alla base di tutte le dinamiche più interessanti di scontro. Poi hanno le loro sfumature, le loro caratteristiche, Anna e Marco. Marco è un fisico e chiaramente è la ragione, però non è la ragione cieca, assoluta, è una ragione che ogni tanto un pochettino di spazio alla pancia lo cede, e invece Anna disegna anche il suo mondo ideale, cerca di sfuggire al mondo, il suo mondo immaginario, il suo mondo ideale, cerca di sfuggire al mondo reale quando il mondo reale non gli piace, disegnando il mondo che vorrebbe avere, insomma. Ora io proprio su questo punto mi collego a Perfetti Sconosciuti, perché mi hai fatto pensare al finale di Perfetti Sconosciuti, che poi è tipo diviso in due, perché poco prima del finale c'è la tragedia, poi in realtà si chiude il cerchio. Io al cinema ho tirato un sospiro di sollievo, perché ho detto ok, nessuno sa niente, è finito bene. Poi però ho pensato, è davvero finito bene? Quindi io ti volevo chiedere davvero come è nato questo finale che riavvolge il nastro e quindi ritorna un po' al punto di partenza, e quindi tornano a essere Perfetti Sconosciuti, perché non si svelano più praticamente le carte. Beh, il finale di Perfetti è un finale che paradossalmente, anche se c'è un piccolo paradosso, perché non è successo niente di quello che ho visto, è un finale molto realistico, ed è un finale che secondo me per lo spettatore può essere più spiazzante. Cioè, secondo me non è un lieto fine, è un finale molto triste. Perché? Perché il film racconta quali sono i segreti di quelle coppie, ti ha fatto quasi spiare dal buco della serratura queste coppie, e poi però ti ha fatto capire che quel gioco non l'hanno mai fatto, perché forse nessuno avrebbe mai voluto farlo. Però tutto quello che hai visto esiste. Il fatto di andare via serenamente penso che possa generare nello spettatore un senso di spiazzamento. Perché? Perché se le coppie esplodono, scoppiano, si viene fuori tutto, litigano, si lasciano, tu che stai seduta nella tua poltrona del cinema ti senti rassicurata, perché dici sì, vabbè, loro sono saltati, io con il mio fidanzato accanto sto qui e sto tranquilla. Se invece quelle coppie ritornano a casa insieme, ma tu sai tutti i loro segreti, è probabilmente un pensiero nel dire anche io e lui siamo qui tranquilli, chissà se anche noi abbiamo tutti quei segreti là dentro, chissà se guardando il suo o il mio cellulare qualche cosa cambierebbe. Quindi mi sembra molto più inquietante raccontare una normalità che continua con tutte le cose celate, che invece un'effettiva scoperta, che è un caso eccezionale, unico. Invece la normalità, probabilmente il conoscersi, poi ovviamente, perché noi siamo proprio in generale noi morbosi, no, sempre, quindi è normale, la sessualità ci interessa più di altri argomenti e quindi a volte ci rende anche un pochettino miopi, ma in realtà il tema del non conoscerci a fondo, i temi affrontati in Perfetti Sconosciuti sono solo in parte la sessualità, cioè il tradimento, le donne, eccetera, è quelli che balzano più agli occhi, è quelli che insomma non farebbero i numeri che fanno i giornali scandalistici, però in realtà il conoscerci poco in quel film è
un padre che ha un rapporto meraviglioso con la figlia e la madre non lo sa, non lo conosce, è una donna che non sopporta più una suocera e vorrebbe sbatterla in un ospizio, è un amico che è costretto a non confessare la sua omosessualità, è tante cose, è una donna che decide di rifarsi le tette ma non ha voglia di dirlo, è tanta roba nascosta, quindi il tema è quanto poco ci conosciamo in assoluto, non quanto le coppie si tradiscono, ecco. Infatti è l'egocentrismo poi di ognuno di noi che ci porta a volte anche a essere incomunicabili, incomunicanti con l'altro, immagino. Cioè nel film c'è molta questa incomunicabilità tra le parti, ma anche tra amici, non soltanto tra coppie. Cioè questa cosa mi ha colpito tanto. Beh, in quel film in realtà l'aspetto, insomma, secondo me interessante sono i diversi livelli di comunicazione che abbiamo con le persone, perché vero, apparentemente loro comunicano tantissimo, non c'è un attimo di silenzio, è un film di parole, un film dove scorrono fiumi di parole che non si fermano mai, quindi apparentemente, distrattamente, è un gruppo che ipercomunica, però comunica qua. In superficie, certo. E tutto il flusso che c'è sotto non viene comunicato, tutti quei problemi, quei pensieri, quelle litigate, che effettivamente non avendo fatto il gioco non avranno mai scoperto, non sono state comunicate. Se noi ci immaginiamo poi come sarà andata quella cena, probabilmente sarà andata con tutte quelle cose più superficiali che abbiamo sentito, dove andiamo, che facciamo, la vacanza, tu, là, quello si è lasciato, quell'altra si è lasciata, secondo te è giusto, non è giusto, che cosa fai, cambio lavoro e via dicendo. Però resta lì, però la resta patina, molto in superficie, e penso che il fatto di essere perfetti sconosciuti rispetto ai propri cari, ai propri amici, alle proprie famiglie, eccetera, è abbastanza rappresentativo della nostra società. Insomma, se ognuno si chiede quando è l'ultima volta che ha una cena d'amici o una cena con la propria compagna o con la propria famiglia, ho tirato fuori qualcosa di profondamente scomodo, un demone, un malessere, un sogno, qualcosa di profondo, di complesso, di difficile da gestire, se ci si pensa, non so, chiaramente ognuno dà una risposta diversa, però non penso si faccia molto spesso. Vero, verissimo. E io infatti adesso voglio andare a fondo, quindi è arrivato il momento, attenzione, la nostra domanda scomoda. Quindi bene, io premo il pulsante. Questo è cult, mi dicono dalla regia che è cult. In realtà la nostra domanda non è troppo scomoda, però è molto personale. È quale tuo personaggio davvero può essere definito più autobiografico tra tutti i tuoi personaggi, dall'inizio della tua carriera ad adesso? Allora, nessuno, però ora tu mi dirai, stai evitando la domanda scomoda. Se volete esatto, me lo dico anche uno. Però è questa è la prima risposta, perché è proprio un po' il senso delle cose che scrivo. Io non ho mai, e anche quando vado a fare i miei corsi o stage ai ragazzi di scrittura, io lo sconsiglio, non ho mai scritto una storia autobiografica. Penso che gli autori debbano lasciar perdere la descrizione della loro vita, cioè non è che non devono attingere dalla vita, è ovvio che io attingo solo dalla mia vita e dalla vita delle persone che mi circondano, ma invece proprio il personaggio autobiografico che ti rappresenta nella situazione che ti rappresenta, secondo me va evitato come la peste. Penso che grandissimi registi sono scivolati proprio nel film che raccontava esattamente un momento della loro vita. Perché? Perché tu quando racconti la tua vita hai troppo il carico delle emozioni di quello che hai vissuto. Quindi una semplice situazione che per te è emozionantissima, ma per il carico di emozioni quando l'hai vissuta, nella rappresentazione diventa noiosa. È esattamente l'effetto, non so se vi è mai capitato, spero di no per voi, di quando qualche amico o gruppo di amici ti invita a cena per farti vedere il filmino delle loro vacanze, ma tu non c'eri. Quel filmino per loro è meraviglioso perché c'è l'emozione del momento, per te che lo vedi esternamente
è una cosa di una noia infinita. E quindi il rischio del racconto strettamente biografico è questo, dell'esperienza personale. Per una donna, per dire, il parto è l'esperienza più meravigliosa e incredibile del mondo, però obiettivamente da narratore il parto è una cosa normalissima, banalissima. In questo momento chissà quante persone stanno partorendo, quindi se sopra non c'è una valenza di ricostruzione drammaturgica di una storia, la tua esperienza personale è noiosa. Io penso che la nostra vita sia noiosa, il cinema è proprio antitetico rispetto alla vita, perché toglie i momenti noiosi, una storia di 2 ore, e mette le parti interessanti di quella storia. Quindi mi sono mai descritto un personaggio che mi sento molto, insomma, vicino, perché adesso meno, insomma, mi sono invecchiato, però in gioventù ero molto molto più timido, molto impacciato, quindi in maniera così. È un personaggio fatto da Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea, che in quel film facevano la stessa persona, in un film che si chiama Nessun messaggio in segreteria. È uno dei miei primissimi film, più di 20 anni fa, però insomma un personaggio buffo in cui, se vogliamo, riconosco un po' di cose. Hai dei tratti, diciamo, che ti accomunano. Sì, che raccontano, sì. Quindi se dovessi darmi un consiglio per i giovani registi, perché prima hai toccato un argomento importante, non annoiare durante un film, ma sì, dare dello speciale anche nella normalità, immagino. Ma guarda, il problema delle storie italiane lo vediamo, no? È saper comunicare, raccontare, emozionare, non fare degli intellettualismi inutili, non cercare di essere intellettuali. Trovo che alcuni giovani scrittori, da quello che leggo, cercano attraverso linguaggi complessi, ricercati inutilmente, di essere intellettuali. Invece l'intellettuale si ritrova a essere intellettuale, colui che riesce con le parole a comunicare forti emozioni. Quindi chi scrive adesso deve riuscire a raccontare storie, a comunicare emozioni, ad arrivare al cuore delle persone, perché soprattutto nell'evoluzione del cinema adesso, che sta andando pesantemente verso le piattaforme, la parola, la sceneggiatura proprio è fondamentale. Molto più di prima, molto più che nel grande schermo, dove comunque la cinematografia, l'immagine più facilmente parlava da sé. Adesso la televisione è molto più piccola, i tempi sono molto più stretti, le parole che diciamo hanno un peso specifico molto più grande. Spesso si sente la televisione, non si vede soltanto. Di sottofondo. Ma anche se la sera ci dedichiamo, però sentiamo, cioè prendiamo un cellulare, rispondiamo a un messaggio, ci alziamo un attimo, è molto importante la parola in questo, insomma. Quindi più o meno il cinema è sacro, entrare in un cinema, sedersi, è proprio un rito. Quindi per quanto riguarda questa differenza, anche il periodo Covid, voglio dire, ci ha portato sulle piattaforme rispetto a entrare in un cinema. Questa evoluzione come la stai vivendo proprio dal punto di vista personale? Nella tua vita? Ci vorrebbe un'ora, nel senso, io devo dire che c'è un'evoluzione, esattamente quella la parola, quindi è inutile non rendersene conto e prenderne atto, no? Come quando, Blockbuster in maniera molto miope non ha capito che l'evoluzione andava verso il film direttamente a casa e non l'uscire, andare a prendere e dover riconsegnare. Blockbuster finisce per questo motivo, perché un signore lungimirante, che poi si è inventato Netflix, gli ha proposto: togliamo ste cassette, facciamole arrivare a casa, riportiamole noi, facciamo una roba più comoda. Allora, se non capiamo come evolve la necessità dell'uomo, in questo momento l'evoluzione e l'offerta ci porta a vedere il prodotto audiovisivo a casa. È un fatto, un bene, un male, è un fatto. Quindi al cinema rimane una fetta, non più tutta la torta. 30 anni fa c'era tutta la torta. 30 anni fa si usciva a prescindere e si andava al cinema. Poi una volta uscito si decideva dove, però c'era proprio la domenica. Rito. E il rito. Tutti, numeri, biglietti staccati incredibili. Oggi non c'è più la concorrenza tra film diversi, c'è una concorrenza tra: mi vedo un film a casa o esco per andarmelo a vedere al cinema. Dato che l'offerta a casa è così incredibilmente ampia, e tu oggi il pubblico te lo devi conquistare, devi
devi mettere in sala un film che abbia qualcosa di più di tutte quelle centinaia di film che ti stanno offrendo a casa, oltre alla cultura del cinema, che però la stiamo perdendo, quindi c'è una cultura di chi ama la grande visione, l'audio perfetto, il gusto del dettaglio, però ci deve essere anche un contenuto che ti spinge, no? Il cinema medio italiano è destinato a scomparire completamente dalle sale. E non è un'offesa, no? Cinema medio non vuol dire cinema mediocre. Cinema medio, quel cinema che ha sorretto l'industria cinematografica per tanti anni, oggi ce n'è un'offerta enorme e quindi vai. Penso che le sale cinematografiche, mi pare più o meno sono 3.600, sicuramente si dimezzeranno. E rimarranno al cinema i grandi film, i grandi premi, vinci Venezia, vinci Cannes, vinci l'Oscar, i registi beniamini che comunque te le vuoi andare a vedere, i blockbuster che ti vuoi comunque andare a vedere, insomma il cinema che ha qualcosina di più rispetto a rimanere a casa, insomma. Vero. Io voglio continuare a parlare di cinema, però questa volta abbiamo una domanda dalla redazione, quindi io accendo la TV e la sentiamo. Salve, sono Emma e scrivo per Arte Settima. La mia domanda è incentrata su The Place e in particolare sul suo finale. The Place è, a mio parere, un film molto enigmatico, misterioso, così come enigmatico anche il suo protagonista, interpretato da Valerio Mastandrea. Ecco, il finale vede appunto una sorta di ribaltamento dei ruoli, in un certo senso, a mio parere, una inaspettata vulnerabilità da parte del personaggio interpretato da Mastandrea, che appunto si vede in un certo senso dall'altra parte rispetto a quello che avevamo visto nel film. Ecco, mi chiedevo proprio quale significato lei dà a questo finale, così appunto misterioso e aperto a varie interpretazioni. È curioso, mi fate venire un po' dei complessi perché tutti mi chiedono sempre dei finali, quindi o io non li so fare o il pubblico non li capisce, però è lo stesso discorso ovviamente, però insomma i finali dei film trovo che debbano farti fare delle domande, se li acquisisci così passivamente vuol dire che non sono dei finali, debbano in qualche modo costringerti a riflettere e valutare il senso del film. The Place è un film strano, un film veramente diverso dagli altri e in qualche modo è un film dove il senso è nello sviluppo del film, non tanto nel finale. Il finale non è importante perché alcuni film hanno un finale che ti ribalta tutto e ti fa. Perfetti Sconosciuti è importante il finale. Perfetti Sconosciuti è importante pensare, come ti ho detto prima, quello che sarebbe successo. Ma insomma, anche film più clamorosi, pensate a The Others, il finale stravolge e ribalta tutto. The Place basta vedere 10 minuti di The Place per avere il senso del film. Ti puoi fermare, non ti godi le altre storie, però il senso è unico, è cosa siamo disposti a fare se messi in determinate condizioni. Quindi è un'analisi sulla condizione umana, molto legata alla socialità, molto legata adesso al fatto di avere migliaia di persone che criticano, odiano, insultano, offendono. È una roba, devo dire, che a me mi fa veramente schifo. Ma non lo dico con retorica, è nata una nuova categoria che non c'era, di persone enorme, che si chiamano gli haters, la gente che odia, ma vi pare normale? E allora, sull'onda di questa riflessione della gente che odia, ma poi perché? Cioè, a volte rispetto a piccole situazioni o persone che magari neanche conoscono, giusto per il gusto di sfogare, eccetera. The Place, non so, 3 anni fa, quando è stato fatto, era una riflessione proprio interessante da fare su questo tema. Tutti siamo bravi a puntare il dito, però è fondamentale chiedersi, io in quella situazione come mi comporterei? E chiaramente De Place esaspera, no? Cioè un padre
disperato, c'è una suora che ha perso Dio, c'è un cieco. Ecco, un cieco gli dicono: per riacquistare la vista devi stuprare una donna. Cioè, stuprare una donna è ovvio che chiunque condanna, punto, fine. Ma voi, l'estremizzazione serve a rendere più chiari i propri sentimenti, no? Se tu non avessi, se tu avessi perso la vista, che penso sia il senso forse più importante che abbiamo, faresti una cosa così terribile? Faresti una di quelle cose per cui saresti il primo subito a puntare il dito? Quindi, insomma, è un film su considerare sempre la situazione in cui noi ci troviamo, la situazione in cui le altre persone si possono trovare prima di puntare il dito. Per questo il finale non è importante, il finale di The Place. C'ha un senso che dopo che abbiamo visto un uomo che può tutto, quindi abbiamo pensato che magari potrebbe essere Dio, chiunque esso sia, vediamo che c'è una donna che è ancora sopra di lui, che probabilmente può ancora più di lui, perché poi addirittura sa udire un desiderio a quello che può tutto. E quindi vuol dare un senso di relatività al mondo, a chi decide le cose del mondo. Però veramente, sono molto sincero, era per trovare un finale, mettere un punto a una storia che ha il suo senso nella storia, non nel come va a finire. Però devo guardare là, bene. No, no, tanto penso ci sia a primo piano, quindi la regia ci fa sì con la testa. Va bene, lo stesso. In realtà, guarda, bellissimo spunto di riflessione, mi ha colpito molto questa cosa. Io ti voglio fare l'ultimo regalo, quindi con l'ultima domanda. Con quale colonna sonora vorresti chiudere la puntata di oggi? Devo dire, domanda difficile, perché, come dire, vuoi più bene a mamma o papà? Nel senso che io ho sempre avuto questa cosa di trovare un artista, quasi sempre amici, che mi facessero la colonna del disco, quindi da De Gregori, la Mannoia, eccetera. Vabbè, se ne devo scegliere una di quelle che magari ultimamente ho sentito e si sente un po' di meno, ma secondo me è un pezzo bellissimo, cantato da Daniele Silvestri, che si chiama Tutta colpa di Freud. Fantastico. E con questa chicca, con questa perla, ti ringraziamo Paolo per essere stato con noi oggi per l'episodio 1 di Arte Settima Talks. Ce la sentiamo, ce l'ascoltiamo subito. Vai. Ti voglio bene ma non posso stare qui. Capisci me? Perché è colpa di Wagner se il giorno che ti ho visto ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista. Com'è colpa di Dante se ti ascolto e resto fermo, intanto che accompagna allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno.